Buongiorno, buongiorno a tutti da Annalisa Manduca, benvenuti a Life, dove l'obiettivo, il nostro obiettivo è il benessere. Oggi ci occupiamo di infertilità e nella seconda parte parleremo anche diffusamente di diagnosi preimpianto. L'infertilità di coppia è una condizione che oggi riguarda un elevato numero di coppie, come sapete, fenomeno tra l'altro anche in crescita, che colpisce circa il 15-20% delle coppie, sia donne che uomini. L'incidenza appare notevolmente aumentata negli ultimi anni a seguito del fattore età, ma non solo. Per questo i programmi di procreazione medicalmente assistita sono molto, molto utilizzati nel nostro paese, ne parleremo. Ma adesso, come sempre, nello stile della nostra trasmissione, Life racconta. Ho 31 anni e nel giugno del 2011 mi sono sposata. Nell'aprile dello stesso anno mio marito ci ha fatto delle analisi per vedere se era tutto ok. Da queste analisi era appunto venuto fuori un problema. Praticamente aveva pochi spermatozoi e gli stessi non erano buoni. Facendo anche io delle visite, hanno riscontrato in me una tuba chiusa e ci hanno quindi consigliato di rivolgerci in centri dove avveniva la fecondazione in vitro e purtroppo non è andato a buon fine. Poi, facendo una visita, si sono accorti che nell'endometrio avevo un polipo. Mi hanno dovuto operare. Dopo che sono stata operata, ho aspettato qualche mese, ho ricominciato di nuovo la terapia e questa volta è andato tutto a buon fine. A dicembre del 2014 è nato il nostro bambino, sta bene. Noi siamo particolarmente felici, ma chiaramente storie come questa si moltiplicano nel nostro paese e non solo. Benvenuto al dottor Filippo Maria Ubaldi, ginecologo, esperto in procreazione medicalmente assistita, membro del tavolo tecnico consultivo sul tema della fecondazione eterologa, di cui non parleremo oggi, ma anche di quello in materia di tutela e conoscenza della fertilità e prevenzione delle cause dell'infertilità, istituito proprio dal Ministero della Salute, dal nostro ministro Beatrice Lorenzin. Benvenuto e buongiorno, è un grande piacere averla nostro ospite. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto i problemi al maschile, racconta la signora, poi la signora dà conto anche di un'extrauterina, poi infine un polipo nell'endometrio, tutte cause che, dottor Baldi, isolate possono determinare di fatto infertilità, ma le cause possono essere molteplici. Voi avete un ventaglio di possibilità enormi e chiaramente dovete dar conto alle persone che in qualche modo si sottopongono a più di un esame e soprattutto hanno grandi aspettative. Sì, noi abbiamo oggi molte armi per fare diagnosi e diciamo che moltissime delle patologie o moltissimi degli ostacoli che noi possiamo riscontrare durante l'iter diagnostico li possiamo risolvere con la tecnologia. Quello che non possiamo risolvere, ed è quello per cui la signora ha avuto facilità a rimanere in gravidanza, è l'aumentare dell'età della donna. La signora oggi ha 31 anni, probabilmente è rimasta in gravidanza a 30 anni, e 30 anni rappresenta nella nostra popolazione di pazienti che vediamo, che fanno ricorso alla procreazione medicalmente assistita, forse nemmeno il 5%. E questo è quello che determina in maniera assoluta le maggiori e minori problematiche. Quindi non è tanto il problema maschile, non è tanto il fatto della tuba. Queste sono delle problematiche che rendono difficile il concepimento in modo spontaneo, in modo naturale. Poi si va a fare la procreazione medicalmente assistita, che deve essere calibrata sulla paziente che abbiamo di fronte. Però se lo stesso problema l'avesse avuto una donna di 43 anni, sarebbe stato 20 volte più difficile ottenere un bambino che nasceva. Certo, ascoltandola, dottor Rubaldi, uno si rende conto che è indispensabile offrire oggi più che mai informazioni corrette sui Esatto. comportamenti. Questo è diciamo, il nodo della questione Perché anche. soprattutto negli ultimi Eh 20 anni certo. le informazioni avute dai mass media sono state assolutamente non corrette e assolutamente in direzione non c'è problema, si può fare il figlio quando uno vuole, ma È vero. purtroppo questo qui non è così. Allora, torniamo indietro, resettiamo se possiamo, almeno in questa nostra conversazione di oggi. Lei, come dicevo prima, è seduto a una sorta di tavolo della fertilità, no? Dove si discute in modo attento e soprattutto costruttivo e competente per elaborare un documento che in qualche modo possa dare delle indicazioni, convertire la curva discendente della natalità, perché stiamo parlando di infertilità o sterilità per il 30% delle coppie, quindi è un dato molto alto.
Sì, in realtà la cosa, il problema è molto importante, tant'è vero che il ministro Lorenzin ha voluto istituire questo tavolo tecnico per rendere consapevoli le persone oggi della difficoltà del concepimento con l'aumento dell'età della donna. Ossia, io decido in maniera consapevole, perché per il momento, oggi, il 90% delle ultraquarantenni che io vedo, loro non sanno che non si possono fare figli a 43 anni o 44 anni. Pensano che si rimane in gravidanza schioccando le dita in qualunque momento. Quindi il tavolo tecnico serve per, abbiamo quasi finito i lavori, per stilare un documento su quali sono le problematiche che riguardano, che portano all'infertilità, ma soprattutto come spiegare a target diversi che i figli bisogna farli a 20 anni, altrimenti se non si fanno a 20-25 anni possono subentrare questo e quest'altro Certo, non problema. possiamo sfidare la biologia, in Non si qualche può modo è schedare. questo il grande nodo della questione, anche perché leggevo, fecondazione artificiale più 169% in 7 anni, bambini nati con la fecondazione artificiale, l'Italia è un paese in Europa, diciamo il primo paese in Europa per aumento, per numero di centri, però da questa indagine del Censis i pazienti non sono adeguatamente informati sui problemi, colpa sicuramente di una cattiva informazione, ma anche colpa di questa invincibilità diffusa, no? Dove uno ha Esatto. l'impressione comunque che si possa ottenere tutto in tutti i tempi della vita, questo che lei stava spiegando. Allora, come fare? La relazione del, diciamo, che lei stava dando è un'informazione interessante, ma le donne approcciano quando? 36 anni mi sembra l'età media, ho capito bene? Beh, dipende, nel nostro centro in generale. Nella maggior parte dei centri privati in Italia l'età media è 38 anni. 38 anni vuol dire che la donna non è stata progettata per fare figli a 38 anni. Nel 1860 l'età media in Italia delle donne era 34 anni, quindi immaginate un po' se era possibile pensare a fare un figlio a 38 anni. E da un punto di vista biologico noi siamo a qualche frazione di secondo rispetto a 150 anni fa e stiamo a qualche minuto rispetto a 80.100 anni fa, quando ci siamo alzati in piedi. Quindi il nostro sistema riproduttivo è esattamente quello il ancestrale per cui è stato tarato. Se noi non riportiamo indietro questo, noi purtroppo possiamo fare tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma le possibilità di successo saranno limitate al decadimento della qualità ovocitaria, prevalentemente, il cui va incontro la fisiologicamente la donna con l'aumento dell'età. Cioè la donna a 40 anni non sta male, la donna a 40 anni sta benissimo, Sì. soltanto che non è stata progettata per fare figli a 40 anni. Allora, lei ce l'ha ripetuto più volte, io adesso provocatoriamente do il 335-699-2949 ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, magari per fare degli approfondimenti che nella seconda parte saranno sicuramente di grande interesse, dottor Ubaldi. Però in realtà abbiamo voluto ripetere più volte questo concetto perché è poi il messaggio che deve passare, credo che sia poi il nostro obiettivo, ma soprattutto il vostro. Ora io le chiedo anche in quest'ultima coda di ragionamento, i centri dove si può comunque ottenere una gravidanza in caso di infertilità o di difficoltà o eventualmente di una decisione tardiva, devono fare inevitabilmente ricerca scientifica, mettere in atto procedure di gestione della qualità per garantire il successo della fecondazione assistita. Cioè stiamo parlando di una cosa complessa, di grande serietà, di grande rigore scientifico. Io vorrei che lei lo ripetesse, mi fa molto piacere se lo fa. Questo assolutamente, c'è l'elenco di centri che sono autorizzati in Italia, c'è un elenco sull'Istituto Superiore di Sanità, basta fare riferimento al Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita, dove c'è tutto l'elenco di centri pubblici, convenzionati e privati, questi centri sono centri autorizzati dalle regioni a effettuare tecniche di procreazione medicalmente assistita. Che sono poi tecniche d'avanguardia, tecnologie di grande qualità, insomma dobbiamo anche dare questo dato che secondo me è importantissimo perché tutti pensano molto che facilmente si può ottenere un figlio tardi, ma anche che tutto possa avvenire in modo semplice, invece poi c'è una complessità che va considerata. C'è una complessità tecnica e tecnologica altissima, quindi più il centro è altamente tecnologico e più si cerca di ottimizzare quello che noi abbiamo, perché noi dobbiamo partire
partire da quello che noi abbiamo, dai gameti, dalle uova e dagli spermatozoi. Se noi abbiamo altissima tecnologia, la qualità delle queste uova e di questi spermatozoi che noi avremo rimarrà tale. Se abbiamo bassa tecnologia andiamo anche a indurre dei danni sia sulle uova, sugli spermatozoi. Di conseguenza più tecnologia c'è e più sono le probabilità di successo in rapporto a quello che noi abbiamo. Ok, se io ho una donna di 43 anni le possibilità di successo, anche se andasse alla NASA, sono molto basse. Se io però ho una donna di 20 anni dove la qualità dei gameti è più buona, io se vado in un centro altamente tecnologico, questa donna di 20 anni avrà un'alta probabilità di ottenere un bambino che nasce. Dottor Filippo Maria Ubaldi, la ringrazio per la chiarezza e soprattutto per aver lanciato dei messaggi chiari a tutte le persone che stanno ascoltando con particolare attenzione la nostra conversazione. Grazie infinite. Seconda parte della nostra trasmissione, adesso invece parliamo di un argomento di grande attualità, diagnosi preimpianto, l'esigenza della valutazione dello stato di salute dell'embrione nasce anche per tutte le coppie che si sottopongono a un trattamento di concepimento assistito, le moderne tecniche di diagnosi preimpianto permettono di valutare lo stato di salute degli embrioni e che saranno poi trasferiti in utero dalla paziente. E allora per questo Life racconta. Io ho 40 anni. Dopo il matrimonio con mio marito cercavamo un figlio da circa 2 anni, il ginecologo quando ci ha visto per la prima volta ci ha dato uno screening di analisi da effettuare e facendo un'analisi genetica al cariotipo, che è un'analisi con un prelievo ematico, siamo riusciti a capire che mio marito era il portatore di questa malattia genetica e quindi non avremmo mai potuto avere dei figli naturalmente. E quindi il ginecologo ci ha proposto di fare un ICSI con diagnosi preimpianto e vedere qual era l'embrione malato e quello no. E mi sono sottoposta a un ciclo di stimolazione, e hanno fatto la diagnosi preimpianto e un embrione era sano. E è stato trasferito questo embrione e adesso ho un bambino di 4 anni.
Dottoressa Laura Rienzi, Presidente della Società Italiana di Embriologia, Riproduzione e Ricerca, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Questa storia, per lei chiara, magari non lo è per tutti. E allora io vorrei che lei ci aiutasse un po' a capire meglio. Intanto volevo soltanto ricordare che potremmo anche parlare o titolare la nostra trasmissione Libertà di diagnosi preimpianto, perché per ora è consentita solo alle coppie infertili con difetti genetici, potrebbero essere estese anche alle coppie fertili con lo stesso problema, lo deciderà la consulta e l'avrebbe dovuto già decidere, insomma, poi ne parleremo diffusamente. Intanto non tutti i centri in Italia, leggo, dottoressa Rienzi, possono fare diagnosi preimpianto per individuare malattie genetiche, così? Esatto, la diagnosi genetica preimpianto è per la donna una normalissima fecondazione assistita. E quello che cambia è tutta la pratica di laboratorio. E per poter effettuare una diagnosi accurata all'interno dell'embrione, i centri devono essere attrezzati, altamente attrezzati, sia da un punto di vista embriologico, cioè proprio per il prelievo sicuro delle cellule dall'embrione, sia poi per l'indagine genetica, che deve essere ovviamente molto attendibile, con un altissimo sensibilità e sensitività dell'esame in modo da poter dare una diagnosi certa dell'embrione. Quindi queste due caratteristiche fanno sì che sono relativamente pochi i centri d'Italia in grado di Tra offrirle. l'altro, voi avete avviato proprio un'indagine, i dati emersi confermano che l'Italia si sta muovendo nella direzione giusta, in linea con gli altri paesi europei, vero, dottoressa Rienzi? Sì, abbiamo fatto una raccolta dati volontaria proprio in previsione della sentenza della Corte Costituzionale che potrebbe aprire a molte più coppie questa opportunità, ne parleremo penso dopo. Certo. E è venuto fuori che in Italia in realtà lungo tutto lo stivale ci sono centri attrezzati, sono oltre 20, 20 censiti nel 2014, altri 4-5 in attivazione nel 2015. Quindi possiamo dire che l'Italia è assolutamente pronta ad accogliere queste coppie che eventualmente ne facessero richiesta. Allora, adesso lo rispiega lei in modo chiaro ai nostri ascoltatori. Oggi chi può utilizzare questo esame? Poi, tra l'altro, si tratta di un esame diverso dagli altri, ci faccia capire bene. Allora, oggi possono accedere alla fecondazione assistita, cioè creare questi embrioni in vitro, solo le coppie con una diagnosi di infertilità. Quindi le coppie che malauguratamente sono portatori, sanno di essere portatori di un'anomalia genetica e quindi di avere un rischio molto elevato di trasmettere questa patologia al proprio bambino, non possono accedere alla diagnosi preimpianto proprio perché non possono fare l'embrione in vitro che poi andrebbe analizzato. Possono solo ricorrere alla diagnosi prenatale, cioè la donna deve rimanere in gravidanza e eventualmente fare l'amniocentesi o la billocentesi e decidere, in caso di malattia, di abortire il feto. La Questo è già diciamo, il punto diciamo, è il punto molto cruciale. Siamo cruciale. stati nel 2012 condannati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per Infatti. questo motivo, perché una coppia che è doppiamente sfortunata, cioè sia infertile sia portatrice di anomalie cromosomiche, può fare la diagnosi precoce, cioè prima del trasferimento in utero dell'embrione per evitare l'aborto. Una coppia invece che è solo, tra virgolette, portatrice di anomalie genetiche, ma non infertile, in Italia non può accedere alla fecondazione Le assistita. posso chiedere di fare un inciso solamente per spiegare ai nostri ascoltatori, per esempio sono escluse coppie portatrici di malattie gravi come fibrosi cistica, talassemia, vero, Anemia dottoressa? mediterranea, Ecco. Duchenne, o come mi è sembrato di capire dalla coppia che ha testimoniato, quelle che sono anomalie cromosomiche, cioè che sono le traslocazioni o l'inversione dei cromosomi che hanno un'altissima incidenza poi sulla formazione degli spermatozoi e degli ovociti. Quindi sono malattie genetiche che riguardano i singoli geni, come diceva lei, fibrosi cistica, anemia mediterranea, Duchenne, emofilia, SMA, oppure malattie cromosomiche dove il genitore è perfettamente normale, ma quando va a creare poi il gamete, cioè l'uovo o lo spermatozoo, genera delle anomalie cromosomiche. Allora, dottoressa Rienzi, ritorniamo. Si tratta di un esame diverso dagli altri, la diagnosi è un esame invasivo. Lo spieghi, la Allora, per prego. la donna ricorre a una normalissima fecondazione assistita, perché come dicevo tutto si svolge in laboratorio, cioè l'embrione viene formato in vitro. Vengono al quinto o sesto giorno di vita embrionale, quando l'embrione è formato da centinaia di cellule, prelevate delle cellule esterne all'embrione in un modo molto sicuro per l'embrione, che vengono poi analizzate. Queste cellule rappresentano l'assetto cromosomico o genetico dell'embrione e quindi possiamo fare diagnosi sull'embrione ancora prima di trasferirlo dentro l'utero. L'embrione viene analizzato ovviamente con delle tecnologie di biologia molecolare molto sofisticate perché abbiamo a disposizione pochissime cellule a differenza di altri tipi di diagnosi prenatale, ma ad oggi con un'attendibilità
elevatissima, tant'è che la Società Europea di Medicina della Riproduzione non ha riportato negli ultimi anni nessun errore diagnostico quando viene cercata una malattia genetica sull'embrione. Allora, io riassumo ancora, perché circa 2000 coppie, quindi i numeri sono alti, portatrici di malattia genetica trasmissibile, non possono accedere a queste tecniche procreazione assistita e la diagnosi genetica preimpianto, che consentirebbe loro di individuare un embrione sano e evitare quindi il ricorso eventuale a un'interruzione di gravidanza, come lei diceva. E soprattutto si potrebbe conoscere l'anomalia dell'embrione prima dell'impianto, di fatto. Sì, allora eviterei assolutamente di parlare di embrione sano. Sì, certo. E eviterei anche di parlare di eugenetica, perché noi andiamo solo a identificare la malattia di cui i genitori sono portatori. Quindi in caso di emofilia andiamo a guardare il gene dell'emofilia, non andiamo a vedere tutto il resto. Questo quindi non esclude che l'embrione possa avere, come nella popolazione generale, altri tipi di patologie, ecco perché evitiamo di dire sano. Chiarissimo. E soprattutto non correggiamo la genetica dell'embrione, quindi chi parla di eugenetica sbaglia di grosso, perché se due genitori hanno determinati geni noi possiamo solo fare diagnosi su quello che l'embrione ha ereditato oppure no, ed escludere una malattia, ma non possiamo certo cambiargli la struttura cromosomica. Io ricordo anche un dato, che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono oltre 10.000 le malattie genetiche ereditarie diagnosticabili. Grazie a questa sofisticata tecnica, i laboratori si potrebbero fare delle cose straordinarie, quindi questa Corte Costituzionale dovrà... Malattie genetiche di cui si conosce il gene sono diagnosticabili in genetica preimpianto. E vi ricordo, solo per far capire quanto è importante questo, che le coppie spesso scoprono di essere portatori di anomalia genetica perché purtroppo generano un figlio affetto. Non è che facciamo screening su tutte le coppie, purtroppo la prima gravidanza porta magari a un figlio affetto o a diagnosi prenatale in cui viene identificata la patologia, e quindi sono coppie con lunghe sofferenze, fertili, doppiamente sfortunate, che hanno concepito un figlio affetto e che non possono ricorrere a questa strada, che è sicuramente molto meno invasiva di una gravidanza e un eventuale aborto. Ecco, dottoressa Rienzi, per completare il ragionamento, unendo alla diagnosi preimpianto anche come sigla è la PGS, che cosa si può diagnosticare? Cioè, ci spieghi ancora di più, perché è una cosa molto nuova e molto importante. Allora, sono due le tipologie di diagnosi per impianto. Una che si chiama PGD, cioè Preimplantation Genetic Diagnosis, dove si va a fare una diagnosi proprio di quello di cui sono portatori i genitori. Quindi i genitori sono tutti e due portatori di anomalia, noi la sappiamo e andiamo a controllare nell'embrione l'assenza di tale patologia. Certo. Se invece il problema è l'età materna avanzata, la donna non ha nessun problema sul suo carotipo, ma noi sappiamo benissimo che con l'avanzare dell'età della donna si concepisce molto di meno, e ahimè si concepisce con una più alta percentuale anche embrioni che hanno anomalie genetiche. Ecco perché la diagnosi prenatale viene indicata nelle donne sopra i 35 anni. Se pensiamo che 14.000 donne in Italia fanno fecondazione in vitro con più di 40 anni, noi sappiamo già che tutta questa popolazione è a rischio di produrre embrioni con più alto rischio di avere anomalie genetiche, non perché sia portatrice la donna, ma proprio per l'età, la sua età. E questo noi lo possiamo andare a vedere sull'embrione, cioè andiamo a fare un cariotipo, quello di cui parlava la signora prima, andiamo proprio a contare che il numero di cromosomi sia giusto per evitare che si generino le sindrome più legate all'età della donna, come per esempio la sindrome di Down, la trisomia 18, altre trisomie che sono molto gravi e non compatibili con la vita. Allora, siccome siamo in attesa, diciamo, di questa sentenza della Corte Costituzionale, io ci tenevo particolarmente ad avere questo ragionamento della dottoressa Rienzi, che può in qualche modo aiutare a comprendere la complessità dell'argomento, ma anche diciamo la necessità, voglio dire, mi sembra anche questa una cosa importante per concludere il nostro ragionamento. Che ne pensi? Allora, questo della Corte Costituzionale? Sì, certo. Allora, noi pensiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci riporta 1% di bambini che nascono con anomalie genetiche. Vuol dire che in Italia sui 534.000 bambini che nascono, circa 5.000 nascono affetti da una patologia genetica, con delle sofferenze per il bambino e per la famiglia inimmaginabili. Il ricorso per le coppie fertili a questo tipo di trattamento potrebbe diminuire l'incidenza di questo gravissimo fenomeno, che è un fenomeno naturale, fa parte della nostra biologia, ma che oggi noi possiamo sicuramente invertire e salvare tanti bambini e tante famiglie da queste difficoltà. Attendiamo con molta fiducia la sentenza della Corte Costituzionale. Grazie dottoressa Laura Rienzi, presidente della Società Italiana di Embriologia, Riproduzione e Ricerca. Grazie dottoressa. Mille a lei. È stato un piacere.